Benvenuti a tutti, mio nuovo video, io sono Miur. Ragazzi, non mi dilungo troppo. Oggi siamo in Simulator Battle e appunto è diciamo una delle cose che non si vedono molto nella community, perché tutti giocano in arcade, che io detesto tantissimo. Poi vabbè, ci sono le Real Battle e poi le Simulator Battle, dove appunto vanno a simulare quasi al 100% le caratteristiche dei carri e anche la questione climatica, tipo dove c'è la neve ti muovi un po' più con difficoltà, e altre altri fattori che portano appunto a rendere più realistico il diciamo tutta l'esperienza appunto della battaglia. Ora basta con le chiacchiere e partiamo. Speriamo che ce la... sì, è vero. Perché loro ti mettono, non è come la realistica, no? Che ti mette un po' più da lontano, quindi... che non è il massimo. Dopo chiediamo a Rambo se vuole venire. Sì. Sta mappa del cazzo in simulativa, no. Sinistra o destra? Sì. Tiger. Dovevo mettere dei numeri di riconoscimento. Ok, sì, ho capito chi sei. Ehi, compai. Ora sai. Non si capisce. Esperti nel farsi uccidere, sì. Ma che... già. Thank you.
sganciato? Ok. Sì, c'è l'evento con i carri, quindi mi andava. È una cosa diversa. Battaglie eventi, esatto, sì. Eh sì, battaglie eventi. Tiger. Alexa, ma qua non ci sta un cazzo, Alexa. T'ha fatto? No, meno male. Ma t'ha fatto qua? Sì. E un attimo, fa girare la torretta. L'ho fatto. Lo so, ma... Torretta. Sì, con un altro carro, sì. Una volta il solo una volta un pesante, poi due volte o tre volte il medio, mi sa. E lo stesso vale per gli antiaerei, tipo. Non so come ho fatto a vedere quella su 57, no? Quel bastardello basso. Sono un po' più avanti, 100 metri più avanti. Ok, sento rumore di motore. È davanti proprio. Penetrato, che cazzo è? Ok, non ho fatto niente. Ho fatto il cingolo? No, niente. Senti, io ti carico e vai a fare in culo ora. La trasmissione te l'ho fatta per forza, perfetto. È un T3485, un Jumbo e... Ora te li spotto. Settore Charlie 5. Settore Charlie 5. Allora, è qui.
Dove ti trovi, Lexa? Ok. Tigre già è lento, ma l'area è insicura. C'è qualcuno che fa contatto. Ciao Brando. Alexa, ma sei tu quello con il fogliame tutto sulla corazzatura? Sì, non mi sparare. Sono io. Sto col Tiger 1. H1. Dammi la posizione approssimativa. Ma non ti vedo, dove cazzo sta? Dio bomba! Dai, no! Arrivo su. Si era un attimo buggato tutto. Ditemi la vostra posizione. Ah, state un po' sparpagliati. Sai cosa dobbiamo fare la prossima volta? Mettiamo dei numeri di riconoscimento
tutto alla grande, insomma. No, ma Alfa è impossibile da cappare, raga. Hai appena... no. Compa, dammi la tua posizione. Ma come? Sei accanto a me? Ma com'è possibile? Ah, c'è il Panther. No, io c'ho il Tiger. Comunque la Gaijin si muovesse a risolvere sti bug del cazzo. Cioè che finché non esce tutta la sagoma è invisibile il carro, cioè non te lo fa vedere. Sono dietro di te, compai. Ok, ti vedo. Ho la mimetica sbagliata per questa mappa. Attenzione a destra. Vai. No, il mio è giallo. Ho dimenticato di mettere la mimetica invernale. Compai, dammi la posizione. Io ce l'ho, c'ho quella sariana. Dammi la tua... ok, forse ho capito. Il problema è che è dentro un palazzo.
la mimetica verde, cioè pericolosissimo, cioè ti faccio fuori, cazzo. Perché vedevo neanche tutta la torretta, era tipo un T-34. Ecco, KV2 non fa. Sì, da un KV2, ti dico subito da dove. Allora, vabbè, praticamente è appena spawnato e sta dietro gli edifici. Verso il loro spawn, ti dico anche in bravo. Bravo 7 nell'angolo basso. Verso la nostra zona. Vicino riesco a spegnerti l'incendio. Stai Lex, mi sa che sono quasi vicino a te. Comet, dove? Dove? Tutto. Cazzo, quindi è dietro di noi. Quindi di bravo, non di Charlie. No. Ah, sì. Che gli ho fatto artigliere, calzo, ok, non può proprio un cazzo, ti vengo a prendere. Sì, smoca, fumo uccide, coglione. Ciao. No, non è uscito proprio niente. Ma non penso ti premia come nelle realistiche. O forse te lo da fine partita, boh, che ne so. Ma ti pagano anche di meno quando uccidi qualcuno con... Mi ricordo,
simulativa e guardate dal binocolo, io mi ricordo che in simulativa quando guardavi dal binocolo, se premevi due volte dal binocolo sparava in quella direzione. Ora non lo fa più. Uno, due, tre, quattro. Quattro persone. No, no, questi errori no. Vabbè. Poi sulla parte più resistente è angolato poi. Mamma mia. Vabbè. Andando nella tana del lupo, compagni. Sì, anche prima. Ma che cazzo cambia? Allora, il Studer Emil c'ha... Cazzo c'ha? Il... L'88? Cazzo c'ha? Oh. 128, ma c'è il cannone navale questo. Quanto penetra? 200. Si chiama carica in una vita proprio. No, nulla. Madonna, stavo per fare la realistica normale. Sì. Ho comprato una mimetica per l'F104. Allora, io riconosco Compai perché c'è la bandiera dell'Italia dietro. Io sto qua accanto, Compai, vedi. Spara Alexa. Ok, vai. Sì.
Ma da qua mica abbiamo tiro. Ah, non si può andare da là, porca puttana. Allora c'è un pesca e... avanziamo. Ok, il pesce è lanciato. Ehi, Brixia. Arrivo, via! Ma porco Dio, mi ha cingolato il bastardo. La puttana. Meno male. Che va fuori. Dammi la posizione, Alexa. Ah, ok, allora ti vedo, vai. Io sto sulla vostra destra. Perché siamo in simulativo. Bravo, dalle. Ma dove cazzo è questo? Ah, ho capito. Da qua non sta nessuno, eh? Andiamo, Alex. Sta arrivando.
incrociato. Ma porca puttana Eva. Mi ha fatto tutto. Però c'ho tutto l'equipaggio, mi ha fatto cingoli, cannone, mitragliatrici, motore. Basta. Tranquillo, c'ho 20 secondi, non è che ci vuole tanto. Ok, ha sganciato di... Ok. Eh sì. Ok, là ce n'è uno. Attenzione. Sulla tua destra, compai. Eh sì, ma devi ancora uscire. È sceso nella... in una piccola valle. Ce l'hai sto, vabbè, sei tranquillo. Ma secondo me sì. Quel Tiger è ancora lì in avanzamento. Andiamo dove sta lui? Ho sentito un colpo, sì. Cosa c'è lì? Due tiger. Bene bene ragazzi, spero che questa piccola parte della live vi sia piaciuta. È stata alla fine un momento per condividere qualcosa. Vi chiedo un po' la mia assenza, ma è ovviamente estate, quindi non è facile portare 3-4 video a settimana. Ovviamente per me è più un divertimento che un lavoro, quindi cercate di supportare e farmi capire che effettivamente vi piace e quindi volete ulteriori video. Se avete qualche cosa in mente di preciso, non fate altro che scriverlo nei commenti, in modo tale che, oppure su Instagram, nel direct, ragazzi, senza problemi, siete sempre i benvenuti. E niente,
ci vediamo presto, molto presto, in un nuovo video. Ciao ragazzi.